Nel frattempo ho una triste comunicazione, è morto il mio Garmin, zio cannone, porca puttanazza, e questo è grave, molto grave, molto grave. Funerali comunque, ragazzi, si svolgeranno dopodomani, se volete, alla chiesa di San Vito alle 6. Altre pessime notizie, il freno dietro non va più, le pastiglie sono nuove, quindi mancherà l'olio, non va a fondo corsa e il cambio comincia a fare un po' di storie. Adesso ho pulito tutto, siamo un po' infangati. Andiamo avanti. Siamo arrivati a Monte Senario. Frank si spoglia e io userò questo magnifico pennello per sistemare un pochino la merda che ho nel cambio. E forse anch'io mi metto un pochino più leggero. La spennellata ha funzionato, siamo nella radura, bellissimo qua, col sole era un po' più bello, ma ci accontenteremo. Oppa, buche! Siamo arrivati all'albero magico. Oh, mi si è sganciata anche la ruota di dietro. Alla faccia di chi mi diceva che il perno non va stretto, porco di quel porco, momento spacco tutto. Frax se la ride, bastardo. È là che però pulisce perché stiamo un po' infangati. Proseguiamo di là, alla fine non manca molto, vero? Siamo praticamente a Firenze ormai, no? Sì, sì, infatti. L'abbiamo fatta, adesso andiamo a comprarci il biglietto e si torna a casa. Bici leggermente zoppe. Si può intuire, ma di fanghino, dai, adesso le abbiamo anche pulite. Un saluto, tanto dal treno non ha più senso. Ciao! Doveva essere finita qui, ma siamo sul treno che è rimasto senza corrente. Perfetto!